Buongiorno a tutti, sono qui per consigliarvi un libro che considero davvero molto importante per quelle magiche connessioni che si realizzano tra saperi apparentemente diversi e quelli che invece sono i nostri intendimenti, ovvero comprendere il mondo della botanica, anzi dell'etnobotanica, quindi tutte le visioni umane e gli utilizzi intorno ai vegetali. Il libro che vi consiglierò oggi è qui dietro, nella mia libreria, e generalmente questo è il luogo dove io leggo, studio e approfondisco i temi che mi sono cari, spero siano cari anche a voi. Ma oggi non lo presenterò propriamente in questo ambiente, perché la lettura non si fa soltanto dentro i locali, e avendo a disposizione particolari ambienti naturali, forse è il caso farsi ispirare da quelle antiche forze naturali in un luogo davvero suggestivo dove la lettura nutre la mente ma anche il cuore. E allora mi dovete seguire. Spero che questo set che ho scelto per parlarvi del libro che reggo nelle mani in questo momento sia di vostro gradimento. In effetti dovete ricordare che noi versiliesi siamo un popolo ibrido, siamo alpestre e marittimo, perché nella distanza di soli 10 km dal litorale del Tirreno, qualcuno lo chiamerebbe Mar Ligure, in effetti questa porzione del Mar Tirreno è il Mar Ligure, appunto dicevo, da questo litorale, nell'entroterra per 10 km più o meno, e siamo sulle Alpi Apuane. E io sono un montanaro sceso al mare. Non disdegno perciò ritirarmi nelle faggete, nelle abetaie, quando ho bisogno di ispirazione e di cura per l'anima. Ma non posso, appunto, dicevo, disdegnare la presenza di questo Dio celeste, blu, profondo, che è il mare, e che anima i nostri sentimenti, li anima, dunque li muove. Sono convinto perciò che le nostre montagne, che ci consentono sempre di vedere il mare dai loro sentieri, siano un dono che abbiamo avuto in eredità e che dobbiamo anche conservare, ma questo è un discorso ecologico che farò in qualche altra occasione. Comunque sempre lo terrò a riferimento. Sono qui per parlare di un libro. Mi capita di venire ogni tanto a leggere in un luogo come questo e lo faccio nelle stagioni prive del clamore della gente, anche se devo dire che negli ultimi tempi tutto questo clamore non c'è stato, ma tornerà. E ci sono perciò le stagioni autunnali e quelle invernali che danno al mare un connotato magico. E dovendo parlare di magia, non posso che trattare il libro che ho in mano. Sì, perché un Sir scozzese, nato a Glasgow, una figura importante nell'antropologia, una figura che ha occupato con le sue opere il XIX secolo, dunque il 1800. Sto parlando di James George Frazer, e il celeberrimo, più importante libro che ha scritto è Il Ramo d'Oro. Il Ramo d'Oro si trova in commercio, in versioni economiche, in edizioni diffuse, varie, riprodotte nel corso del tempo, dalle più classiche alle moderne. Tutti questi testi che troverete, che si riferiscono al suo lavoro, Il Ramo d'Oro, sono equivalenti e ci raccontano le magiche connessioni tra il mondo vegetale e gli dei di un tempo, religioni, spiritualità e anche credenze che affondano le loro radici proprio in ciò che la natura trasmetteva ai nostri antenati come elemento vitale, riproduttivo, che sempre si rigenera. E ci spiega come molto spesso le medicine naturali siano state tratte da visioni che la natura stessa ha ispirato ad antichi uomini, probabilmente gli sciamani, probabilmente i medici ante litteram. Se vogliamo perciò comprendere meglio quali sono le ricadute che nel mondo vegetale sono ancora possibili individuarsi per quelle che sono state le fedi, i movimenti dell'anima, le suggestioni e
come abbiamo sentito il sacro circondare le nostre esistenze. Vi consiglio di trovare una qualsiasi versione del Ramo d'Oro di Fraser. Questo testo vi allargherà molto gli orizzonti mentali, filosofici, psicologici e emotivi. Questo vi aiuterà davvero a comprendere meglio come le piante siano in grado di solleticare cose che giacciono dentro di noi, dormienti, ma che chiedono di essere risvegliate. Grazie e alla prossima occasione.